Il Comune di Celle di Bulgaria fa il bilancio di fine anno delle opere amministrative intraprese e di quelle da avviare nel 2017. L'anno 2016 si chiude con, credo, un bilancio estremamente positivo per l'amministrazione comunale di Celle di Bulgaria, per le attività che abbiamo messo in cantiere, anche per quelle che poi saranno completate nel 2017. Una serie di opere pubbliche estremamente importanti completate, dal documento energetico delle scuole, quella della casa comunale, la sistemazione di zone estremamente importanti anche della frazione Poderia, un occhio di riguardo diciamo alle strade interne dei due centri abitati, alla possibilità di curare bene i nostri giardini. Poi ovviamente l'attività amministrativa non sono opere pubbliche, sono tante attività. È estremamente importante un accordo di programma con gli altri comuni del Monte Bulgaria, il comune di Rocca Lorioso, il comune di San Giovanni a Pilo, il comune di Camerota, che credo sicuramente nel 2017 vedrà una serie di iniziative importanti condivise. Abbiamo provato la clausola sociale per le nostre opere pubbliche, per dare la possibilità ai cittadini di attingere a occasioni di lavoro, tra virgolette, stimolando le ditte che vengono le gare al nostro territorio ad assumere manodopera locale. Abbiamo curato molto la trasparenza, ritenevamo giusto farlo questo perché è un nostro obbligo, una sfera, ma anche perché è una nostra prerogativa mentale, quella trasparenza sia nei confronti con i cittadini ma nei confronti anche dei consiglieri comunali, soprattutto dotando i cittadini che ne fanno necessità una PEC personalizzata per avere un rapporto con l'amministrazione comunale. Abbiamo approvato il baratto amministrativo, che consiste nella possibilità di un cittadino che ha difficoltà economiche di poter estinguere i propri, tra virgolette, debiti attraverso un rapporto con l'amministrazione comunale. E in quello che è importante, abbiamo disposto anche la rottamazione delle cartelle, perché è un atto dovuto da parte del comune attraverso un regolamento. Abbiamo dato il territorio di telecamere per la sicurezza della videosorveglianza, in accordo con anche il comando compagnia Carabinieri di Sapri, di un rapporto diretto, per cui abbiamo circa 20 telecamere sul nostro territorio, ma nel 2017 pensiamo di ampliare questa dotazione affinché i cittadini si sentano più sicuri. E poi soprattutto per l'anno 2017 vorremmo mettere a reddito quelli che sono i nostri terreni anche a uso civico, per darlo in concessione a chi ne ha voglia, ma soprattutto ai giovani, per iniziare nuove attività importanti. Quello che è nato fuori all'occhiello, anche come immagine nazionale e internazionale, inoltre è stato il gemellaggio con il comune di Veliki Preslav in Bulgaria, e con una serie di conseguenze poi successive dopo questo gemellaggio che si è avuto a marzo con una visita a Veliki Preslav e a giugno con l'ufficializzazione. In Bulgaria hanno realizzato una statua in bronzo, un vecchio condottiero che è venuto nel nostro territorio, Principe Alzec, è stata donata dai bulgari per far diventare questo punto di Celle di Bulgaria un punto di incontro di tutti i bulgari d'Italia. Di questo siamo orgogliosi e fieri, e nel 2017 continueremo a seguire questa strada attraverso l'ambasciata bulgara e l'ambasciata italiana, che si sono dimostrate veramente vicine alla amministrazione comunale di Celle. Inoltre abbiamo intensificato i rapporti di amministrazione, perché i tempi erano maturi, e dopo i finanziamenti la precedente amministrazione ha fatto un ottimo lavoro per l'accordo di programma. Abbiamo avuto la fortuna che nella finanziaria del 2014 è stato inserito un piano pluriennale per la modernizzazione d'Italia, di una dotazione di 20 milioni di euro all'anno. Lo Stato, la maggior parte di questi milioni di euro saranno destinati al Cilento. Per l'anno 2016 sono stati approvati per ben 22 comuni dell'accordo di programma, di cui il Comune di Celle di Bulgaria è capofila, ben 22 progetti per un totale di 73 milioni di euro. I lavori inizieranno, alcuni sono già in corso, Vibonati, Sapri è stato completato, inizieranno tutti gli altri comuni fino a Pisciotta, il punto più a nord, fino a Futani.